Ciao ragazzi, sono Davo Davo, come stai? Tutto bene? Allora, oggi, questa volta, vorrei presentare una cosa, questa macchina, molto più utile. Questo è, non è Bancomat, non è distributore automatico, e questo è come macchina di cambio. Per esempio, qualcuno, una persona va a viaggiare e lui deve cambiare soldi perché tu conosci che soldi e moneta è diverso. Normalmente per voi italiani, Francia, Germania, non hai bisogno di cambiare, però quando vieni in Giappone devi cambiare soldi. Adesso in Giappone ci sono alcuni posti che questa macchina si può cambiare moneta di fuori Giappone per yen, però non è cash, solo carta come Suica e altri tipi di carta da caricare. Però per questa carta si può usare dappertutto, poi moneta, tante moneta, nessun problema. Se hai moneta di euro puoi vendere e poi puoi ricaricare. Ok, cominciamo. Prima scelgo lingua inglese, ma non mi piace inglese, però ma proviamo. Start, accept. Ok, posso scegliere servizio giapponese e poi questo bottone c'è Suica, è questo carta ricaricare per treno, autobus, e poi ok. Ok, prima mettiamo banconote americano. We will not be able to return the bill beyond this point. Oh, quando? E poi, ok, mettiamo moneta cinese. Moneta cinese, mettiamo così, mettiamo così. Ok, finisciamo. Ok, confirm your transaction. Confirma. 128 yen. Ok. Perfetto. Questa volta proviamo banconote di Thailandia. Vai. Oh. Ancora. No. Mamma mia. Proviamo altro. No, non accetta. Bene, allora proviamo altro banconote di Thailandia. Proviamo. Vai. Oh, funziona. Ok, bene, proviamo altro banconote di Taiwan. Proviamo Taiwan. Oh, funziona. Ok, proviamo banconote di Stati Uniti. Entriamo. Vai.
Oh, bene, cambiamo. Oh, ma cosa c'è? Bene. Ok, bene, allora, l'ultima moneta è questo. Puoi vedere? Questa è lira, 1000 lire. Proviamo. Ecco, guarda, 1000 lire. Moneta italiana. Che nostalgia, no? Proviamo, 1000 lire. No! C'è scritto non accetta, perché lira non funziona per questa macchina. Peccato, non posso cambiare. Lira no, euro sì, ok? Ciao ciao.